Ma buonasera, miei piccoli stronzi che non vedete l'ora di poter bloccare le pubblicità da ovunque. Come vi avevo promesso, questo è un video dedicato a tutti i software, a tutti i plugin esistenti e non per bloccare la pubblicità e non. Partiamo con uBlock, che mi è stato gentilmente consigliato da Paysonair. Adesso andate tutti ad insultarlo, a cattoni. Che è possibile scaricare per Chrome, Safari e Firefox. Se avete Explorer o Microsoft Edge, vi attaccate. Poi, AdBlock Plus. Chi è che non lo conosce? Può darsi che qualcuno lo conosca, altrimenti, insomma, tutti potremmo usufruire dei video su YouTube senza dare un centesimo agli YouTuber. AdBlock Plus è un pochino più avanti, nel senso che è possibile scaricarlo per Firefox, per Google Chrome, per Android, per Opera, per Internet Explorer, perché ancora usa Windows, poveretti voi, poi Safari, quest'altro qui che si chiama Yandex Browser che non conosco, e Maxton, sempre che non conosco, e Microsoft Edge. Quindi qui è molto più aperta la situazione, da qui potete installare ovunque. Praticamente per installare sul vostro meraviglioso Android, che a me onestamente fa cagare, andate su Google Play, andate a digitare AdBlock Browser per Android e ve lo scaricate tranquillamente. Potete andare su YouTube e ovunque. Poi qui invece abbiamo AdBlock Plus per iOS, anche qui lo andate a scaricare, poi vi lascio tutti quanti i link in descrizione. Oppure AdBlock Browser, che è un'altra cosa ancora, vi potete andare a scaricare anche questo. A me sinceramente non piace molto perché non tutti i siti li apre. Poi questo qui invece mi piace molto di più, AdBlocker Browser for Chromecast, ok? Ci sono alcune recensioni negative, ma non cagatele, perché io ho comprato la versione a pagamento che ai tempi costava 2 euro e qualcosa e funziona da Dio, apre qualsiasi sito zeppo di pubblicità, apre YouTube, non dovete fare nient'altro che installarlo e comprarlo se volete, oppure c'è una versione di prova che adesso non so se dura 7 giorni, 10 giorni, non lo so. Ovviamente ci sarà della pubblicità all'interno, ma io vi consiglio di comprarlo perché funziona veramente veramente bene, blocca tutto e di più, quindi qualsiasi pubblicità invasiva, qualsiasi pubblicità che vi può far sottoscrivere un abbonamento, e purtroppo succede ancora che se vai anche soltanto in un sito per trovare il testo di una canzone, ti può succedere. Perché c'è gente bastarda, purtroppo. E questo è molto molto buono, secondo me è molto meglio di AdBlock Browser. Poi sono gusti, poi dipende dove dovete andare a navigare, però secondo me è uno dei migliori. Allora, io non vi faccio vedere come si installa uBlock o AdBlock Plus, perché sostanzialmente scaricate e dopodiché ci cliccate sopra e seguite le indicazioni se ci sono. Se non ci sono, vuol dire che è già stato installato, andate nelle preferenze del vostro browser e da lì fate i settaggi per bloccare tutta la pubblicità, per bloccare parte di pubblicità, per bloccare solo alcuni siti, eccetera eccetera eccetera. Questo è quanto. Diffondete, divulgate questo video ovunque. Io non sono il tipo che dice di fare queste cose perché non me ne è mai fregato un cazzo, però quando si tratta di bloccare degli accattoni vi posso dire di divulgare, di diffondere, di mi piacciare da tutte le parti e di sorpassare tutti quegli stronzi che mettono i pollici in giù manco fossero comodo di quel, come si chiama, del gladiatore. Ecco, ficcatevi in quel posto, tutti devono scaricare uBlock, AdBlock e compagni. Che dire, per questo video è tutto. Se qualcuno non sa come installare queste cose così semplici, può commentare e ve lo insegnerò, anche se insegnarlo è veramente un termine poco appropriato.
sul cellulare credo che tutti sappiano scaricare le applicazioni, altrimenti cioè buttatelo nel cesso il cellulare. E quindi ci vediamo al prossimo video contro tutti gli accattoni. Alla prossima!